Salve, sono Luigi Taras, coordinatore provinciale della Scuola del Popolo Antonio Gramsci, CGIL di Oristano. Oggi vi presento un'opera scultorea che si trova nella Biblioteca Comunale di Nordello, paese in provincia di Oristano, che già in precedenza ho citato per altre opere scultoree, lì realizzate nel 1988 e nel 1990. Il titolo dell'opera, Cavallo, Natura Violata, realizzata nel 1987, è di trachite rosso-violacea, proveniente da un paese dell'altro versante del comune Lago Amodeo, che divide i territori dei due paesi ed è Nuvedu Santa Vittoria, anch'esso già noto in questa rivista di pillole per alcune opere scultoree precedentemente presentate. Quest'opera si colloca stilisticamente in un contesto di neosurrealismo, simbolismo espressionista. Cavallo, natura violata, raffigura un cavallo immobilizzato da placche che formano uno spesso guscio, che lo avvolgono in una stretta dalla quale cerca di liberarsi in uno sforzo estremo, sempre più soffocante e mortale. Il cavallo, eletto qui a simbolo di una natura umiliata e violata dal comportamento incosciente e molto spesso criminoso dell'uomo, che deteriorandone il patrimonio ambientale mette a rischio la sua stessa esistenza. L'urlo, che nel silenzio sempre più assordante proviene dal cavallo, è una richiesta di aiuto, ma diventa un monito rivolto a noi, alla nostra cecità, alla nostra indifferenza. A presto, un saluto da Gigi Tanas. Ciao.